E mi hanno detto: no, quel film lì non guardarlo perché è molto duro, tu ti impressioni, specialmente all'inizio, perché eravamo a bere in un locale, cioè, vedi, come se fossimo adesso, tu sei qui, bevi tranquilla, poi esci, boh, ti violentano. E mi ricordo che quella sera lì sono tornata a casa con un'ansia pazzesca. Noi maschi o ex maschi come me che siamo qui presenti, in fondo, l'alibi morale di dire ma chissà com'era vestita, chissà cosa ha fatto, chissà come ha guardato, lo facciamo, lo diciamo. E mi è capitato proprio vivendo di incontrare delle persone che avevano subito violenza e che non avevano denunciato, non erano state credute neanche dalla famiglia. E lì ho cominciato a riflettere. Parlandone con una sua amica che è Laura, fondamentalmente, che è un personaggio secondario che però all'inizio serve molto, perché a mio avviso qui c'è la battuta. Laura le prende e dice: beh, vai a denunciare i carabinieri. Denuncialo. E dice una battuta che a mio avviso è fondamentale. A questo punto lei dice: per farmi violentare di nuovo da poliziotti e giornalisti, per diventare un caso di cronaca nera, e questa è la novità, a mio avviso, del libro. Nel senso che lei non cerca la giustizia perché sa che la società non gli può dare giustizia. Questo fa parte dell'ipocrisia borghese, del fatto che la borghesia magari sa ma non dice, oppure nasconde, oppure non sa sul serio. Ma non sono i sottoproletari, non è l'umpenproletariat come si diceva una volta. Questi sono i bene. I ragazzi bene. Naturalmente io lo sto presentando molto a Roma e nel Lazio e ogni quartiere dove vado, ad esempio sono stata a Castelverde che è un quartiere periferico fuori dal raccordo anulare e quindi fuori dalla cinta della città metropolitana, no, di Roma, non so se conoscete, e quindi ancora Roma però diciamo, è molto in periferia e Castelverde è una realtà che vive come un paesino. Dei ragazzi di una scuola del teatro hanno fatto una lettura drammatizzata e queste ragazze che erano dai 18 ai 20 anni mi hanno detto che si erano riconosciuti molto nella cittadina di Lucia non cade. In realtà io quando ho iniziato a scrivere avevo pensato a Savona, cioè perché abitavo qua e però volevo che proprio fosse una piccola città, non una grande città, anche per sfatare il mito che cioè, ti violentano a Manhattan, no? Ti violentano a Brooklyn, però non ti può succedere magari a Carcere, per esempio. Le scrittrici sono spesso relegate al settore del rosa, alla letteratura di genere. Vedete quanti premi vincono rispetto agli scrittori uomini, l'editoria è quasi tutta in mano agli uomini. E per esempio, e quindi in tutti i campi, però se nelle altre minoranze sono solidali, una cosa che invece purtroppo io anche questo volevo dire con il libro, far passare, che le donne dovrebbero essere molto più solidali, perché tante volte le voci che te la sei andata a cercare sono dette da altre donne e questo secondo me è un dramma, è un dramma nel dramma. Una donna viene aggredita, viene violentata o il nostro prossimo viene calpestato in qualsiasi modo, non è solo una violenza privata sua, ma è una violenza che riguarda tutta la società perché ci colpisce tutti. Grazie.